Buonasera a tutti i tifosi della Lazio, questa è Lazio Live TV News, trasmissione che va in onda tutti i giorni da lunedì al sabato alle 21.30. Vi ricordo che Lazio Live TV è sui canali social Facebook, Instagram e Twitter e sui portali video YouTube e Twitch. Andiamo a leggere gli articoli di oggi, Lazio e Napoli sono in pole position per Parisi, certamente non a gennaio, secondo indiscrezioni dell'ultimo momento, Lazio e Napoli stanno facendo veramente sul serio per accaparrarsi le prestazioni di uno dei giovani. Poi chiaramente interessati del campionato italiano, cioè Fabio Parisi. Il talento in forza Lempoli sta disputando una stagione incredibile. La, le squadre che sono in vantaggio sono proprio la Lazio e il Napoli. Sarri stravede per il giocatore da tempo, ma le difficoltà del club di Lotito, sempre riprese con la questione dell'indice di liquidità, rimanderebbero ogni discorso alla prossima estate. Beh, Parisi è veramente tanta tanta. Roba. Andiamo a leggere un altro articolo che è uscito sul sito Lazio Live TV. La Lazio migliora rispetto alla passata stagione. I numeri, il bilancio della Lazio alla fine del girone di andata il confronto con lo scorso campionato: l'avete migliorata. Le prestazioni contro il Milan hanno consacrato la Lazio ai vertici della classifica. Dopo 19 partite si è concluso il girone di andata. E Siamo al giro di poi. I numeri della Lazio sono notevolmente migliorati rispetto all'anno scorso. I biancocelesti sono terzi a 37 punti. Posizione che condividono con Inter Roma con 11 vittorie nel carnet, 4 pareggi e 4 sconfitte. Il confronto con il girone di andata dello scorso campionato evidenzia quanto la squadra di Sarri al secondo anno sulla panchina biancoceleste sia migliorata dopo diversi parametri nella stagione 2021-2022 dopo 19 gare la Lazio occupava l'ottava posizione con 31 punti, con 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Dunque aumentata la crescita esponenziale poi rispetto alla passata stagione, dunque la Lazio che sta piano piano crescendo. Lazio-Fiorentina, statistica favorevole per i biancocelesti. Andiamo a leggere l'articolo. Lazio-Fiorentina, la matematica sorride ai biancocelesti. Infatti, nel, nei 73 precedenti all'Olimpico, le Aquile hanno avuto la meglio per 37 volte. La Fiorentina, invece, è uscita con i tre punti in 14 occasioni. Mentre le due squadre si sono spartite la posta in 22 casi. Beh, eh, chiaramente conta molto la statistica, però conta molto anche l'aspetto mentale per come si entra in campo. Adesso come adesso la Lazio deve affrontare tutte le squadre come se fossero veramente una finale. Calcio Mercato, un ex Fiorentina per l'attacco, Tari ci prova, Maurizio Sari attende le novità. Andiamo a vedere, la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per Haris Severovic, attaccante svizzero del Benfica, ma attualmente in prestito al Galatasaray. Serekovic in Italia ha già vestito le maglie di Fiorentina Lecce e Novara e la Lazio avrebbe iniziato i contatti con il FICA sicuramente comunque per un prestito, comunque chiaramente bisognerà vedere eh, se sarà il caso. Calcio Mercato, andiamo a leggere un'altra notizia che è uscita sul sito Lazio Live TV, calcio mercato che impazza, pellegrini potrebbe arrivare. I dettagli. Il presidente Lotito sta cercando la formula giusta per arrivare al Tessino. Tale operazione naturalmente comporta uno sforzo per la società bianconera perché chiaramente, eh, diciamo, eh, Lo Tito ha chiesto un prestito diciamo, oneroso con obbligo di riscatto nella prossima stagione. Chiaramente tale operazione comporta uno sforzo per la società bianconera che dovrà venire incontro ai problemi della Lazio legati all'indice di liquidità. Il calciatore non vede l'ora di giocare con l'aquila sul petto e le sensazioni che trapelano fanno ben sperate. Bisogna vedere se la Juventus accetterà questa eh, situazione. Poi, chiaramente, bisognerà vedere. E andiamo invece a fare tantissimi auguri a un, un allenatore che a me piaceva moltissimo perché... Per la sua umanità, per la sua semplicità. Ed è Delio Rossi che oggi spegne 63 candeline. Buon compleanno ad uno degli allenatori più amati di sempre in casa Bianco Celeste. Delio Rossi compre, compie 63 anni. La Lazio e la sua rifioreseria augurano al mister un felice compleanno. Beh, siamo contenti perché Delio Rossi veramente veramente lasciato una, una traccia eh, importante per quanto riguarda. Eh, la crescita della Lazio, la Serie A: domenica arriva la Fiorentina e queste le designazioni del, degli archivi. Andiamo a leggere: archiviata la partita Mina-Lazio contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico. Queste sono le designazioni: l'arbitro sarà Andrea Colombo della sezione di Como, gli assistenti Valeriani e Rossi al Bar Tiffi. Questa dunque sarà per quanto riguarda la partita Fiore Lazio-Fiorentina. Andiamo a leggere un altro articolo sul sito LazioLai.tv per quanto riguarda Pedro, la seconda giovinezza, un giocatore immenso, nella Lazio c'è un giocatore che sta diventando veramente giovane Pedrito. Eh, tutti l'hanno, diciamo, hanno giocato una grandissima partita, ma la squadra allenata da sala ha dimostrato che oltre alla forza dei singoli è forte nel collettivo, ma c'è un giocatore che veramente non conosce i limiti e questo si chiama. Pedro, 35 anni e mezzo, riesce ancora a fare la differenza grazie alla sua forma atletica e soprattutto alla sua veloci velocità di pensiero che lo porta ad arrivare prima degli altri su ogni pallone. Perché chiaramente Pedro, esperienza internazionale, tantissimi anni con il Barcellona. Eh, ragazzi, questi sono giocatori che veramente eh, fanno la differenza. Se la Lazio non avesse 5 o 6... In, in squadra vincerebbe tutte le partite questo è il mio modesto parere bene per il momento è tutto, io vi ringrazio vi saluto, eh, ci vediamo domani sera alle 21.30 per il momento Forza Lazio e Laziani per la gente